Allora forse dobbiamo fare un attimo una riflessione. Quando si parla, io sono giovane, ho 27 anni, scusate se non l'ho detto, ma siccome mi dà fastidio l'appellativo giovane, tendo a dimenticarmene. Ma perché io a 27 anni, un giovane, non pago le tasse come chiunque altro? Perché voi dopo una vita che avete lavorato e pagate tasse, non vedete che il paese è morto in percentuale, lo sappiamo tutti, in percentuale da ogni entrata economica una percentuale finisce nelle imposte comunali perché servono per il bene della comunità. E il comune fa schifo. Volete che vi dica qualcos'altro? Lo sappiamo tutti. Il discorso non è sapere. Non è venire qui per sapere, il discorso è accettarlo. Perché ognuno di noi lo deve accettare, quella che è la situazione. E poi ognuno di voi può scegliere se mettere la testa nella sabbia o lottare. Ma non combattere, perché c'è ancora tempo, perché c'è ancora tempo per lottare in modo democratico. E questi ragazzi l'hanno capito. Abbiamo fatto un simbolo che parla di Siamo, noi parliamo con il cuore, noi non abbiamo bisogno di venire qui e perdere 2 ore per spiegare il nostro simbolo, perché c'è stata una lista che ha dovuto organizzare una conferenza stampa, voi non avete idea, io ho assistito, per presentare e spiegare il proprio simbolo. Ma se il mio simbolo deve essere spiegato, vuol dire che io non posso comunicare. E se io devo spiegare il mio simbolo, vuol dire che il mio simbolo non è comprensibile. E allora? E allora l'amore è universale ed è il modo più semplice per dire il cuore ce l'abbiamo tutti. La differenza sta a usarlo nel momento in cui bisogna scegliere. La politica non è diapositive, non è fare i conti sul bilancio. La politica è stare in mezzo alla gente, venire dalla gente. La vera politica è sempre partita dal basso. E l'hanno le persone, perché la politica non è poltronismo, non è valore economico, la politica non è un lavoro, la politica è rappresentanza e dare risposta ai problemi delle persone. E se qualcuno nel vostro comune, nel vostro ambito lo fa, vi dovete arrabbiare, perché se no vi sta prendendo in giro e nessuno, vi deve prendere in giro nessuno. Perché vi prendono in giro, vi discriminano. E se vi discriminano dovete lottare. Perché oggi è così, domani sarà peggio.